inaugurata la succursale dell'Istituto Don Milani qui a Gragnano. Si parla tanto di scuola, oggi ci troviamo a Gragnano, ma la scuola a Caivano, il bisogno di insegnanti, questo è un esempio, la scuola che si allarga e guarda i ragazzi, che dà opportunità. Sì, inauguriamo una bella struttura, 25 aule in un edificio moderno, antisismico, con tutti i servizi che servono per una scuola di qualità. È un passo di un grande piano di investimento nell'edilizia scolastica che sta facendo la città metropolitana e che toccherà tante città della nostra area e che consentirà ai nostri studenti, ai docenti di poter poi far scuola in ambienti che siano sicuri, in ambienti che siano qualificati e che diano quelle giuste condizioni di decoro per un'educazione di qualità. Ecco, questo credo che sia la prima cosa che noi dobbiamo fare, garantire ai nostri giovani dei luoghi belli e dei luoghi piacevoli dove poter migliorare la loro formazione, e questa è la strada giusta, fatta di cose concrete poi per poter migliorare quelle che sono le nostre comunità e dare poi un'opportunità di crescita formativa e quindi poi di lavoro ai nostri ragazzi. Si inaugura la succursale Don Milani, un altro appunto luogo di cultura nella città di Gragnano. Sì, oggi è una giornata importante, di solito quando si inaugura qualcosa c'è sempre una forte emozione perché è un investimento per il futuro. Oggi inauguriamo una scuola e questo ci rende ancora più, come dire, grati a questo lavoro incessante che si sta mettendo in pista. Ne avevamo bisogno, gli alunni così avranno nuovi spazi, nuovi luoghi di istruzione, di aggregazione. L'abbiamo fatto al centro di una città, abbiamo avuto un grande supporto da parte della città metropolitana. Devo dire che questo percorso di formazione non si conclude qui, stiamo cercando anche di creare nuovi istituti sul nostro territorio. Siamo anche un comune che all'interno di una fondazione degli ITS, quindi anche questo ci ha dato un ulteriore lustro all'interno del percorso formativo per i nuovi giovani e per le speranze dei nuovi giovani. Spesso si parla di futuro del giovane, in realtà a me piace parlare di presente perché i giovani rappresentano il presente e devono essere logicamente un target di riferimento per qualsiasi amministrazione comunale. Oggi davvero facciamo qualcosa di importante.